Buongiorno. La Pinacoteca Agnelli compie quest'anno 16 anni. L'avvocato Agnelli compirebbe 97 anni il 12 marzo, quindi tra pochi giorni. E la Pinacoteca è il messaggio che lui ci ha lasciato, questo messaggio di trasmettere la gioia dell'arte, cioè quello che c'è scritto anche nello statuto del museo è che l'arte dà gioia e il nostro museo cerca quindi di lavorare su questo concetto della gioia attraverso l'educazione, attraverso l'organizzazione di mostre, attraverso i propri spazi, la biblioteca, i locali che noi abbiamo sul tetto del Lingotto. La storia delle nostre opere è in fondo la storia anche di tutte le case dell'avvocato Agnelli di Donna Marella. Sono case a Torino, ma anche la casa di New York, la casa di St. Moritz, tutte le abitazioni che erano arricchite da collezioni d'arte molto importanti. La passione per l'arte ha sempre accompagnato la vita di Giovanni Agnelli. Già negli anni 60 aveva pensato di aprire un museo a Villar Perosa e di farlo disegnare addirittura da Carlo Scarpa. Il progetto però non era mai stato realizzato perché l'avvocato si era reso conto che Villar Perosa non era proprio così ben collegato e inoltre le file delle macchine che sarebbero andate a visitare il museo avrebbero disturbato la quiete degli abitanti del luogo. Villa Frescott è la casa, la villa sulla collina torinese dove l'avvocato ha vissuto fino agli ultimi anni della sua vita. Prima di abitare a Villa Frescott la famiglia abitava in Corso Matteotti, quindi nel centro della città. Molte delle opere che potete vedere oggi da noi quindi erano in queste case, delle case in cui era importantissimo il giardino, era importantissimo l'interno, degli interni in cui il giardino entrava attraverso le tappezzerie, attraverso le piante, attraverso quindi il verde dappertutto. Ma la passione dell'arte, per l'arte dell'avvocato Agnelli si esprimeva anche attraverso l'organizzazione di grandi mostre. Con l'acquisizione di Palazzo Grassi da parte di Fiat negli anni Ottanta, Fiat organizzò delle mostre rimaste memorabili sul tema delle grandi civiltà come i Greci in Occidente, i Fenici, i Maya, sul tema delle avanguardie artistiche, sul tema anche dell'architettura. La Pinacoteca Agnelli si è aperta al pubblico nel 2002 perché alla fine degli anni 90 il Lingotto era ormai quasi tutto trasformato da Renzo Piano in un centro multifunzionale. Renzo Piano aveva parlato con l'avvocato Agnelli proponendogli di aprire un museo in questa Torre Nord che era l'unica parte del Lingotto ancora da trasformare, da riprogettare. L'avvocato aveva accolto con entusiasmo questo progetto che prevedeva la costruzione di una struttura in acciaio e cristallo sul tetto del Lingotto dove sorgeva la pista di prova della fabbrica e nei piani inferiori due piani per le mostre temporanee, un piano per i servizi educativi e un piano per gli uffici e il bookshop. La Pinacoteca Agnelli quindi si è inaugurata nel settembre 2002 alla presenza del presidente Ciampi quando l'avvocato Agnelli era già molto malato. Quindi l'avvocato Agnelli e Donna Marella hanno seguito in prima persona i lavori, l'allestimento. Con Renzo Piano avevamo fatto fare un modellino lungo un metro con dei piccoli magneti in modo che l'avvocato Agnelli e sua moglie potessero decidere come collocare le opere all'interno dello spazio. I quadri appartenevano a una fondazione riconosciuta dallo Stato, mentre i muri, la costruzione all'epoca apparteneva a Palazzo Grassi. Poi con la cessione di Palazzo Grassi a François Pinault, attualmente i muri appartengono a Fiat Partecipazioni. Qui vedete alcune immagini dell'allestimento. Il cantiere era durato 18 mesi, un tempo record, e per cercare di accelerare, quindi avere già le idee chiare sull'allestimento, oltre al modellino di cui vi parlavo prima, avevamo fatto anche delle riproduzioni a grandezza naturale dei quadri e avevamo provato ad appenderli, mentre però, come vedete, il cantiere era ancora aperto. Vedete nell'immagine sulla sinistra si intravede Donna Marella che guarda l'allestimento, in quella a destra ci sono io che cammino. All'epoca non c'era ancora la scala, perché questa scala appesa che Renzo Piano ha progettato è stata poi collocata all'ultimo e prima ancora che fosse collocata abbiamo dovuto
tirare su il Balla, che è talmente grande che attualmente non può uscire dalla collezione permanente, dallo scrigno. Questo è l'allestimento, quindi come è oggi. Il percorso si apre appunto con questo dipinto di Balla, La velocità astratta, che è un dipinto che stava nella casa di Roma, un dipinto che l'avvocato Agnelli amava moltissimo, che aveva acquistato direttamente dalle figlie di Balla. Ma la storia dei quadri si lega anche alla storia di tanti altri proprietari e di tante altre case. Ad esempio il Renoir, che vediamo qui allestito insieme a Modigliani e Manet, in precedenza era stato nella casa di Corso Matteotti, in questo ambiente che vedete con questi fagiani cinesi, queste decorazioni, e prima di arrivare alla collezione Agnelli era appartenuto a Sir Kenneth Clarke, che l'aveva anche pubblicato nel suo libro sul nudo e che lo chiamava in maniera ironica My Blonde Bombshell. Il Modigliani, che avete visto in Pinacoteca allestito, appunto abbiamo fatto questa parete per volere di Donna Marella e dell'Avvocato con tutte le donne della collezione, era in precedenza nella bella casa di via 24 Maggio a Roma, che guarda tutta Roma, è un ultimo piano, e appunto ospitava oltre a Modigliani anche il dipinto di Balla che abbiamo visto prima. Il Canaletto era un artista che l'avvocato amava molto e diceva: bisogna fare attenzione perché se lo guardate all'inizio potrebbero sembrarvi delle cartoline, ma in realtà se li osservate con attenzione ogni quadro racconta una storia e non vi stufereste mai di guardarli. Questi quadri vengono dalla collezione Buccleuch, questa famiglia scozzese che ancora oggi esiste, e questi due facevano parte di un gruppo di sei. Gli altri quattro sono ora alla collezione Burle di Zurigo, e quindi potremo vederli nel nuovo museo di Zurigo tra poco. Vedete come prima invece erano appesi nel salotto di Villa Frescot. Villa Frescot è appunto la casa in cui l'avvocato e Donna Marella andarono ad abitare sulla collina torinese, e Donna Marella decise di arredare questa casa ispirandosi sia alle dimore sabaude, alle ville torinesi, quindi visitò tantissime ville prima di decidere come decorare la casa, e insieme all'architetto Mongiardino fece fare questi tessuti a fiori che non esistevano, cioè quindi lei sul mercato non aveva trovato quello che poteva piacerle, quindi aveva disegnato i tessuti, li aveva fatti fare e aveva arredato la casa con dei motivi che poi ricorrono in tante altre abitazioni, cioè queste poltrone in midollino e questi tessuti a fiori e tante piante. Quindi l'idea era di far entrare il giardino dentro la casa. Donna Marella ha sempre detto che per lei quello che le ha dato maggior quiete e maggior pace è sempre stato il giardino, quindi nei momenti più difficili della sua vita stare in giardino ha rappresentato per lei un modo per ritrovare la serenità. Quindi giardino e opere d'arte in questo caso convivevano in un'armonia che la padrona di casa era riuscita a ottenere. L'avvocato invece aveva un gusto più modernista. Ad esempio nella casa di St. Moritz, nello chalet di St. Moritz, un piano era più arredato in questo modo, con i tessuti a fiori di questo tipo, mentre il piano superiore era tutto high tech, con questo gusto che l'avvocato Agnelli amava molto. Anche l'appartamento di Milano disegnato da Gaia Ulenti l'aveva voluto proprio l'avvocato, ed era un appartamento all'avanguardia con questi faretti speciali che Gaia Ulenti aveva dovuto fare, e anche c'era anche molta ironia perché c'erano ad esempio le pecore dei Lalanne allestiti all'interno dell'appartamento. L'avvocato Agnelli amava moltissimo Matisse. Matisse per lui rappresentava proprio la gioia dell'arte che lui aveva citato inaugurando la Pinacoteca, che aveva voluto inserire come mission del museo, quindi la gioia del colore. La maggior parte dei Matisse vengono dalla collezione di Albert Lasker, il collezionista americano, e l'avvocato era riuscito ad acquisirli dalla vedova Mary Lasker. Uno di questi quadri, quello con la donna vestita di giallo, che si intitola Micaela, viene dalle gallerie Acquavella, che era una delle gallerie che l'avvocato frequentava di più. Lui aveva ovviamente ogni giorno, moltissimi gli proponevano opere da comprare, ma
lui aveva questo occhio, questo saper riconoscere la qualità che viene solamente dal frequentare i musei e le gallerie. Peter Marino, il redattore, raccontava che quando aiutava Donna Marella a riarredare la casa di New York, ogni tanto l'avvocato lo prendeva sotto il braccio e diceva: vieni con me a vedere le gallerie, e facevano i giri di tutte le gallerie d'arte. Quindi ogni momento era buono per lui per visitare un museo. Credo che molti dei miei colleghi abbiano avuto l'esperienza dell'avvocato Agnelli, che suonava al museo di lunedì o del giorno di chiusura e si faceva aprire per farsi accompagnare a visitare la mostra in corso. Anche io stessa, prima di lavorare alla Pinacoteca, quando ero alla GAM, ho avuto questa esperienza di accompagnare l'avvocato Agnelli col dottor Gabetti un lunedì, il giorno di chiusura, a vedere ad esempio la mostra di Pellizza da Volpedo, dove tra l'altro il ragioniere Cerruti aveva prestato un magnifico quadro, o la mostra di De Nittis. Un'altra opera interessante in collezione è questa, che viene dalla collezione Gualino. Come sapete, la maggior parte della collezione Gualino è ora alla Galleria Sabauda, e noi abbiamo la fortuna di avere questo dipinto che è preparatorio per l'Olympiade del Musée d'Orsay, e grazie a questo dipinto avremo presto queste opere di Frank Lloyd Wright, che arriveranno a fine marzo, perché abbiamo fatto uno scambio, perché una delle operazioni che noi facciamo nel museo è di fare degli scambi, cioè siccome abbiamo solo 25 opere in collezione permanente, in genere chiediamo che l'opera che va in prestito sia sostituita da qualcosa di pari valore, pari qualità, cosa che non è così facile. Siccome appunto a volte non si può sostituire con una sola opera, certe volte abbiamo avuto delle vere e proprie mostre, quindi in questo caso il quadro andrà alla Wall Art Gallery a novembre, e in cambio abbiamo avuto questi 50 disegni di Frank Lloyd Wright che arriveranno adesso a marzo, quindi lo scambio non è in contemporanea ma in due momenti diversi. I Picasso della collezione Agnelli vengono, uno, quello grande cubista, dalla collezione di Étienne de Beaumont, ed è legato a un scambio curioso, perché pare che Étienne de Beaumont volesse comprarsi una casa in Sardegna, quindi avesse deciso di separarsi di questo bellissimo quadro, mentre l'altro viene dalla collezione di Alfred Taubman, l'ex proprietario di Sotheby's, mancato pochi anni fa, comprato dall'avvocato Agnelli nel 2000, poco prima che la Pinacoteca apriste, quindi già con l'idea di esporlo qui, e quindi non appeso in casa, cioè il quadro aspettava proprio l'apertura del nostro museo. Dal 2006, quando Ginevra El Khan è diventata presidente della Pinacoteca Agnelli, Ginevra El Khan è la nipote di Donna Marella e Gianni Agnelli, figlia di Margherita Agnelli e Elena El Khan, ci siamo date questa nuova mission che si aggiunge a quella di trasmettere la gioia dell'arte, cioè la mission di indagare le collezioni. Ci siamo dette, in fondo noi non abbiamo né gli spazi né l'ambizione di fare delle mostre monografiche grandi, quindi quello che ci caratterizza è il fatto che siamo nati grazie al gusto personale di due collezionisti, e quindi è nata l'idea di ospitare collezioni internazionali, in genere poco accessibili e senza porci limiti né cronologici né tematici. Quindi abbiamo avuto l'opportunità di esporre dall'arte africana della collezione Pigozzi, che di recente è anche stata esposta alla Fondazione Louis Vuitton di Parigi, alla collezione del mercante d'arte Bruno Bischofberger, che comprendeva la pop art, i suoi artisti Andy Warhol, Basquiat, ma anche le ceramiche di Fontana, gli argenti, i mobili, una collezione eclettica molto interessante, a tutta una serie di mostre che vedono artisti contemporanei interagire con le collezioni pubbliche torinesi. Abbiamo iniziato con Ed Ruscha, che ha esposto le sue opere in relazione a oggetti che venivano dal Museo della Radio, dal Museo della Frutta, al Museo Lombroso e al Museo del Cinema, come una sorta di Wunderkammer ideale, quindi in cui oggetti torinesi, delle collezioni torinesi, si mescolano alle opere di questi artisti che quasi sempre non erano mai stati a Torino. L'anno scorso abbiamo avuto Rosemary Trockel, che ha esposto le sue ceramiche accanto a dipinti di Palazzo Madama, Galleria Sabauda, Pinacoteca Albertina, sul tema del maschile e del femminile, dello specchio e del ritratto.
Non mancano le mostre anche dedicate all'architettura e al design, sempre da collezioni private o da archivi. La mostra di Jean Prouvaire presentava la collezione privata di Patrick Séguin, un gallerista francese, e avevamo anche costruito sulla pista del Lingotto una casa di Prouvaire, quindi è stata anche un'esperienza speciale, diversa dal solito. Le collezioni di librerie selezionate dal designer Martino Gamper con gli oggetti. Poi questo invece era un prestito da Capodimonte con la Madonna del Divino Amore, questo dipinto di Raffaello, un'operazione che ha valorizzato un museo pubblico, perché per l'occasione avevamo anche realizzato un film che spiegava cosa c'era sotto il quadro, come si era arrivati a attribuire il quadro a Raffaello, e il filmato è tuttora all'interno di Capodimonte, quindi abbiamo regalato questo video al museo e è servito quindi al museo come materiale di comunicazione. Si è chiusa da pochi giorni la mostra Paranormal Tony Hausler vs Gustavo Roll, che presentava i video di Tony Hausler in relazione alla sua collezione sui fantasmi, il paranormale, una collezione che aveva ereditato soprattutto dal nonno Charles Fulton Hausler, che aveva lavorato con Houdini per smascherare i falsi medium. Per la prima volta abbiamo anche prodotto dei lavori nuovi, perché Tony Hausler ha esposto alcuni video storici come questo degli occhi che vedete, ma anche ha realizzato quattro nuovi video proiettati su tela, ispirati proprio agli ex voto della Chiesa della Consolata che lui ha visto quando è stato qui a Torino. Durante la visita a Torino Hausler è rimasto colpitissimo dalla figura di Gustavo Roll, che è questo personaggio che aveva dei poteri speciali, che poteva materializzare gli oggetti. A volte i quadri si dipingevano da soli con i pennelli che danzavano nell'aria, e quindi ha dedicato una parte della sua mostra con una parete con tutti i quadri di Roll e gli oggetti di questo personaggio. La prossima mostra, come vi dicevo, presenterà invece l'archivio di Frank Lloyd Wright, che è alla Avery Library di New York dentro la Columbia University, e saranno 50 disegni sul tema del rapporto tra Frank Lloyd Wright e l'Italia, quindi i suoi viaggi, la mostra di Fiesole del 51, questo Masieri Memorial che lui aveva disegnato per Venezia, che poi non è mai stato realizzato, ma anche dei disegni sul Guggenheim, le Prairie Houses, i grattacieli, e quindi una panoramica di tutta la sua produzione. Noi abbiamo questa sala di consultazione, una biblioteca che ha circa 4.000 pubblicazioni per ora, ma in crescita, sul tema del collezionismo. All'interno della sala si svolgono una volta al mese delle conversazioni con dei collezionisti che vengono a raccontare la loro passione. Anche Marcella Beccaria, che è qui, ad esempio, ha intervistato alcuni dei nostri collezionisti. Poi nel pubblico Giuliana Settari e altre persone sono state a raccontare questa passione da noi. La prossima sarà appunto mercoledì prossimo, si parlerà di questa collezione curiosa di attrezzi che era appartenuta a un artista, Piero Leddi, che è mancato 2 anni fa, e la figlia verrà a raccontare come questa collezione, come era nata e come si era costituita, e come entrava nel lavoro del padre e nello studio appunto del padre. Queste conferenze si tengono appunto una volta al mese, sono tutte registrate, quindi sono materiali che, se voi volete vedere, sono in consultazione nella biblioteca, sono anche trasmesse in streaming, quindi anche chi non fosse di Torino può ascoltare, può vedere la registrazione sulla nostra pagina Facebook. Sono testimonianze interessantissime, perché si scoprono anche modi diversi di intendere l'arte, di appassionarsi all'arte. Si scopre anche che le persone possono cambiare idea, che magari hanno una collezione e poi la vendono perché cambiano idea e si appassionano di qualcos'altro. E quindi è un modo per esplorare, per registrare, anche per appunto mantenere la memoria nella biblioteca di tutti questi modi molto diversi di collezionare. Io vi ringrazio e vi invito quindi a venire in Pinacoteca. Grazie.